Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con i webinar in pillole con Banca IMI. Benvenuti da me, Pierpaolo Scandurra, e da Ugo Perricone, che dovrebbe essere già in collegamento. Esatto, ciao, buongiorno Pierpaolo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da una caldissima Milano. Ecco, infatti volevo chiederti, io sono rientrato da Milano da quando, un paio di giorni. Ho trovato una Roma ovviamente bollente, ma anche lì mi sembra che la temperatura sia molto alta. Decisamente, decisamente. Decisamente. Allora, dai, approfittiamo, abbiamo comunque voluto tenere questo nostro incontro proprio in un orario intorno alle 16, chiusi nei nostri uffici con aria condizionata, così che le persone come me che si ammalano facilmente, arrivando anche a punte di febbre di 40, possono tranquillamente ammalarsi. No, bene, a parte scherzi, benvenuti naturalmente a tutti. E oggi abbiamo un sacco di cose da raccontarci e quindi io partirei subito con quello che è il tema del nostro incontro, che è una selezione che noi abbiamo realizzato in realtà una selezione, devo dire la verità, è stata realizzata principalmente da voi e condivisa da noi, e noi sulla base di questa selezione abbiamo fatto le nostre valutazioni. E, così come nei precedenti appuntamenti abbiamo voluto selezionare tra le vostre emissioni quotate, quei certificati che abbiano delle potenzialità interessanti di rendimento, quindi rendimenti nell'area del 10% annualizzato, ma non solo quello, chiaramente come criterio, ma anche delle caratteristiche legate o alla particolarità del sottostante, quindi contingenza grafica, piuttosto che alla struttura stessa del certificato. Prima di vedere e entrare nel dettaglio delle singole proposte, tuttavia mi vorrei un attimo soffermare sull'andamento del mercato odierno, che chiaramente lo sappiamo è attualmente in negativo nell'ordine più o meno dello 0,60-0,70 di ribasso sui principali listini europei, ma ancora una volta mi voglio concentrare sulla volatilità e quindi in particolare sulla volatilità implicita del nostro mercato. Ora aggiorno qui i dati, stavo facendo uno studio sulla volatilità implicita del periodo 2010-2011 e non avevo corretto in questo caso il valore. Allora, oggi è il 22 e quindi dovremmo avere. 22. Sì, esatto, solo che. Beh, ricominciamo, facciamo così, che è sicuramente più facile. Intanto che sistemo il grafico, voglio ricordare che tutti coloro che volessero rivedere e riascoltare quello che stiamo realizzando oggi possono farlo sul nostro canale YouTube, in particolare sulla ChatLab Academy, e così come ricordo che avete a disposizione il vostro pannello sulla destra per poter interagire con noi, presentarvi, salutare piuttosto che porre domande e confrontarvi su quelle che sono le cose che andiamo a vedere. Quindi ecco, sistemato un attimo il nostro grafico, posso sicuramente fare una prima considerazione importante. Il grafico che vediamo è in linea gialla l'indice FTSE MIB, in linea azzurra invece abbiamo la volatilità implicita, che voglio ricordare a beneficio di chi è un po' meno esperto di queste questioni, che è un parametro che misura le attese degli operatori, in quanto è la volatilità implicita nelle opzioni quotate sul mercato. A che cosa serve? Serve praticamente per misurare quali sono le attese dei movimenti, o meglio delle oscillazioni che potrà avere l'indice FTSE MIB anche nelle prossime settimane. Si distingue dalla volatilità storica, in quanto la volatilità storica misura, come diceva la stessa, il passato. La volatilità implicita è quella che si sta apprezzando in questo momento. Chiaramente non è una misura predittiva, perché può cambiare anche rapidamente in maniera drastica, però in questo momento vediamo che il mercato sta continuando a apprezzare una sostanziale tranquillità. Questo non c'è necessità di vederlo dal grafico, lo si vede anche dalle reazioni che hanno i mercati alle tante notizie e vicende che arrivano sia dal fronte finanziario, sia da quello legato ad esempio al petrolio, ma anche purtroppo
a quello che sono le notizie che arrivano dal fronte terrorismo e quindi dalle brutte notizie che ormai quasi quotidianamente ci sono. Tutto sommato i mercati reggono, non hanno particolare voglia di scendere e vediamo infatti che proprio nella giornata di ieri si è toccato il picco minimo. Il punto minimo di volatilità implicita sull'indice FTSE MIB. La cosa curiosa è che in corrispondenza di un livello del 14,60%, che sull'Eurostoxx è addirittura più basso, non corrisponde un livello massimo del FTSE MIB, che è stato toccato invece qualche settimana prima a 21.787. C'è da dire ad onor del vero che nel frattempo sono stati staccati dei dividendi, ma non sono sufficienti totalmente a compensare questo gap. Ora, cosa vuol dire? Che quindi i mercati stanno continuando a vivere delle oscillazioni molto contenute e in questo contesto i certificati reagiscono così come ormai siamo abituati a sapere, ovvero quando c'è una volatilità così bassa, i prezzi dei certificati con barriera, quindi tutti quelli che sono i bonus cap e i cash collect principalmente, ne risentono positivamente, cioè vuol dire che con una così bassa volatilità aumentano le probabilità che possa essere pagato il premio o nelle date intermedie o alla scadenza e quindi i prezzi tendono a salire facendo diminuire i rendimenti. Quindi questo è un po' il contesto in cui ci troviamo. Naturalmente, vedete, possono esserci anche delle fasi estemporanee di ribasso, come c'è stato qui tra fine marzo ed aprile, con una discesa dell'indice di circa il 5-6%, che non ha creato assolutamente drammi nei portafogli degli investitori, ma che ha perlomeno consentito alla volatilità di impennarsi fino ad un 30%, e questo è stato un momento comunque utile eventualmente anche per costruire prodotti. Poi Ugo, su questo aspetto dopo, anzi, se vorrei sentire subito il tuo parere perché ne stiamo parlando, perché anticipiamo, avete emesso una nuova serie di cash collect. E hanno delle caratteristiche un po' diverse rispetto ai precedenti. Ecco, Hai quanto. detto, hai Ecco, detto. ti concludo la cosa. Quanto è legato l'andamento della volatilità al tipo di prodotti che potete emettere? Guarda, hai detto benissimo, tant'è vero che proprio la scorsa settimana, il 15 giugno, siamo usciti con la nostra nuova serie di Cash Collect. E come tu hai detto giustamente, con una volatilità di questo tipo, per cercare di come dire, portare sul mercato dei prodotti che abbiano dei premi un pochino più appetibili, questi nuovi cash collect rispetto a quelli precedentemente emessi hanno una durata un pochino più lunga, quindi invece che 12 mesi sono adesso di 18 mesi. Così come è cambiata anche la frequenza del pagamento dei premi, quindi quelli precedenti erano mensili, adesso la nuova invece sono su base trimestrale. Ricordo che in questa nuova serie i primi due premi trimestrali sono incondizionati, quindi vengono pagati indipendentemente da quella che è il valore dell'azione sottostante. Ma insomma, Ok, quindi poi credo esatto, che magari dopo andiamo più nel dettaglio, però ecco, volevo appunto che ci anticipassi, oltre al fatto che c'è questa nuova serie, ma che proprio per commentare come, qui ne stiamo vedendo qui in fondo un esempio di alcune delle nuove emissioni, delle quali però ti chiederò appunto di dettagliarci molto chiaramente fra poco. Però ecco, volevo appunto condividere con te questo aspetto, ovvero quando c'è volatilità bassa, come è proprio in questo periodo, chiaramente si emette perché non si può rimanere fermi e così come gli investitori non possono certamente rimanere ad aspettare che il mercato scenda, e altrimenti si rischia poi di stare un anno o due fermi. Quindi però almeno spiegare il perché di una certa relazione tra la volatilità e l'andamento delle emissioni, quindi delle caratteristiche delle emissioni. Quindi ti ringrazio di aver precisato e di aver condiviso con me. Ora, per quanto riguarda invece le proposte che abbiamo visto, direi di andare
subito a vederne una, e in particolare è una emissione di cui stiamo già parlando da qualche appuntamento, quindi da qualche webinar, ed è in particolare un premium sul titolo Mediobanca. Abbiamo visto nella scorsa occasione anche quello su Eni, non è che oggi sia diventato poco interessante, però se vogliamo farla bene, almeno puntiamo ad un bel rendimento potenziale che in questo caso è del 21,87%. Perché dico se vogliamo farla bene? Perché in queste condizioni, ovvero cioè quando c'è un rendimento potenziale così importante, si creano i presupposti eventualmente anche per costruire delle piccole coperture a difesa dell'evento barriera. Ma comunque di questo, se sarà, ne parleremo magari anche in un'altra occasione. Ora andiamo a vedere invece nel dettaglio questo certificato di cui abbiamo già parlato precedentemente, quindi non mi soffermerò a lungo. Molto semplicemente abbiamo un livello a cui guardare ed è la barriera del certificato che è a 7,3554. Questo è il livello barriera su Mediobanca. Attualmente Mediobanca quota 8,4750. Questa è la chiusura di ieri. Adesso sarà qualcosa in più o qualcosa in meno. Comunque nell'ordine degli 8,47. Se alla scadenza del 5 dicembre 2017, quindi a fine anno, esattamente fra poco meno di 6 mesi, Mediobanca si troverà al di sopra di questo valore, quindi dei 7,35, verrà restituito il capitale nominale più un premio del 5%. Quindi, se andiamo a guardare nell'analisi di scenario, che tiene conto del solo rimborso del nominale e non legge in questo momento il premio del 5%, quindi dobbiamo considerare un ulteriore rendimento, vediamo come a fronte della tenuta della barriera andiamo a percepire il rimborso del nominale più il premio, al di sotto invece ci agganciamo esattamente alla performance di Mediobanca a partire dal livello nominale. Quindi su questo certificato, sul quale in questo momento abbiamo una differenza minima dai livelli di partenza, perché lo strike era 8,97, e Mediobanca viaggia attualmente, abbiamo detto, nell'area degli 8,50, abbiamo comunque delle prospettive interessanti. Chiaramente per chi nutre fiducia nel settore bancario, questa mi sembra un'opportunità particolarmente interessante, perché abbiamo questo rimborso a 1.050 da andare a ricercare, insomma, a cercare di a conquistare. Attualmente il certificato si dovrebbe acquistare nell'area dei 960 euro, quindi abbiamo un rendimento potenziale assoluto di poco superiore al 10%, che su in termini annualizzati ci porta al 20%. Quindi questo è, adesso voglio fare, ecco, volevo vedere se era disponibile il report, ma per questa struttura non lo abbiamo ancora caricato. Va bene. Allora, quindi prima soluzione, Mediobanca. Per chi crede nella tenuta dei 7,3554, rendimento da qui a fine anno del 10%. Quindi questa era la prima idea che vi abbiamo lanciato. Naturalmente, Ugo, lo dico io, ma aspetto poi una tua conferma. Tutto ciò che stiamo vedendo ha sempre solo barriera a scadenza. Esattamente, guarda, volevo intervenire prima mentre ne stavi parlando. Sono la barriera osservata unicamente a scadenza. Perfetto, quindi non, ricordiamo anche per chi si avvicina in questo momento al mondo dei certificati, e so che siete in tanti, quindi anzi mi fa piacere che questo ciclo di appuntamenti sia servito anche per avvicinare nuove persone, che la barriera dei certificati può essere di due tipi, c'è quella continua che può essere violata in qualsiasi momento della vita del prodotto. È di per sé naturalmente più rischiosa perché può bastare anche un momento di volatilità improvvisa per farla rompere e si perde in quel caso la protezione del capitale e l'eventuale bonus o premio appunto a cui questa è legata. C'è poi invece una barriera di tipo discreta, cosiddetta discreta, valida solamente alla scadenza, che serve invece proprio per rendere il certificato più protetto dal rischio barriera. Magari si guadagna un po' meno,
però è sicuro che almeno si possa arrivare alla scadenza con l'opzione virtualmente sempre in piedi. Poi certamente esiste anche il caso che i certificati con barriera a scadenza finiscano con il titolo al di sotto della barriera, questo è evidente, non possiamo pretendere che tutte le barriere tengano, però è sicuramente importante poter galleggiare il più possibile con una barriera osservata solamente alla scadenza. Seconda soluzione, molto rapidamente, Banco BPM, un titolo dei più abbastanza in qualche modo avverso perché si dice appunto il settore bancario è molto volatile, in particolare il Banco BPM. La barriera su questo certificato però è molto interessante, 2, 0,3 e 25, e si tratta di un cash collect. In questo caso, Ugo, io andrei sul tuo sito perché avete una scheda fatta molto bene, quindi io passerei direttamente da qui. Magari lo faccio direttamente io per non perdere il tempo dei passaggi Ma fai dei benissimo, monitor. Benissimo. assolutamente. Allora, io apro così faccio vedere anche quali strumenti ci sono a disposizione. Potete andare sul sito di Banca IMI, c'è una scheda post emissione fatta veramente molto bene perché qui vi racconta esattamente tutte le caratteristiche e anche la spiegazione del certificato stesso. In questo caso si tratta di un cash collect che paga premi, andiamo a vedere qui sotto, premi mensili dell'1,1%, quindi di 1,10 euro. Ora ci sono stati i primi 1, 2, 3, 4 premi che sono stati pagati senza alcuna condizione, quindi fino a maggio erano dei premi incondizionati. A giugno, della rilevazione di giugno, si vede qui, 12 giugno era la prima rilevazione utile per poter pagare il premio condizionato. È stata verificata la condizione, oggi anche questo premio è stato staccato e pagato, di conseguenza si guarda solamente da qui alla scadenza. Ci sono davanti ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premi dal 1,10 ciascuno, quindi abbiamo un 7,70 euro di cedole da incassare. Scusate, se il Banco BPM riesce in ciascuna di queste occasioni a fermarsi al di sopra del livello trigger, che nello specifico è 2,0325. Quindi dal livello attuale di circa 2,70 euro c'è un 30% di buffer, quindi di margine, che il Banco BPM può conservare. Si arriva alla scadenza. Si riceve il rimborso del capitale più l'ultima cedola che abbiamo già detto se il Banco BPM si trova al di sopra di 2,0325. Quindi Scusami, vai, scusami vai, vai, Pierpaolo, Ugo. sì, solo un piccolo commento su questo, che non solo se è superiore, ma anche se è pari allo stesso livello. Ecco, questo mi era solo una piccola precisazione. Beh, hai fatto benissimo anche perché spesso noi diamo per scontato, ma benissimo, hai fatto bene a fare questa precisazione. E quindi sul Banco BPM, quindi abbiamo detto molto interessante, un titolo che nonostante la volatilità implicita comunque continua a rimanere in un ampio trading range, ma il livello barriera non è stato neanche finora lontanamente avvicinato, quindi a mio avviso è un certificato da prendere in considerazione. Prima di andare a vedere le successive soluzioni che abbiamo individuato, vorrei fare un passaggio veloce sulle domande che sono arrivate. In particolare ce ne sono. Beh, allora, intanto ce n'è una molto interessante di Alessandro. Allora, come influiscono i dividendi attesi delle azioni sul prezzo dei certificati? Allora, racconto io, vuoi dire qualcosa tu, Ugo? Vai, pure, preparo, Vado vai io, pure, perfetto. sì. Allora, intanto dobbiamo dire che sulla base dei dividendi attesi si costruisce il certificato, quindi vuol dire che se ad esempio abbiamo una struttura a 2 anni su un titolo come Eni che ha un buon dividend yield, è evidente che la struttura potrà essere un po' più interessante, un po' più ricca rispetto ad un titolo che con analoga volatilità paga minori dividendi. Quindi i dividendi attesi servono proprio per costruire delle strutture interessanti. Nel momento in cui questo prodotto è stato
stato già emesso, quindi è già sul mercato, bisogna tenere conto di quelli che saranno i dividendi che verranno staccati. Ma non tanto perché questi andranno ad intaccare il prezzo del certificato, perché è bene ricordare, e questo ad esempio si è verificato proprio il mese scorso, in più di un'occasione mi è stato detto: ma a questo punto, visto che il 22 di maggio verranno staccati i dividendi, aspetto a comprare il 23 mattina. È assolutamente irrilevante, perché il certificato, il fatto che venga staccato quel dividendo, lo sa dal momento in cui è nato. Quindi il prezzo del certificato non ne risente in alcun modo. Naturalmente ne risente l'azione sottostante. Quindi se in questo momento noi vediamo una barriera su Eni a 13 euro con scadenza fra 3 anni, dobbiamo tenere conto che quello che noi oggi sembra un vantaggio sulla barriera sufficientemente ancora ampio, tutto sommato forse non è ampio, anzi saremmo al di sotto della barriera virtualmente, se consideriamo che nel frattempo Eni dovrà staccare i dividendi. Quindi spero di aver risposto bene ad Alessandro sul come influiscono. Non incide sul prezzo attuale del certificato, perché i dividendi attesi sono già scontati all'emissione. Chiaramente bisogna tenerne conto per valutare la bontà del certificato, in particolare in relazione al sottostante. C'è poi un'altra domanda, e poi dopo torniamo alla nostra selezione. In questo caso, rispondo a Maurizio, se compro un certificato a 102 euro e il sottostante quota sopra la barriera, a scadenza mi vengono garantiti i 102 euro? No, naturalmente no, Alessandro. No, scusami, Maurizio, perché in questo caso il rimborso è sempre al nominale, quindi se ad esempio compriamo un cash collect e sappiamo che deve rimborsare 100 più l'ultima cedola, se io lo compro a 102 devo tener conto che ho comprato il nominale più due cedole dell'1%, quindi ovviamente hai fatto bene a fare questa domanda, anche perché a volte forse si trascura il fatto che la volatilità bassa fa sì che i prezzi tendano a scontare anche le cedole successive. Quindi si rischia magari oggi di comprare a 105-106 e quindi di vedersi poi corrisposti essenzialmente quasi solamente le cedole che in realtà si sono pagate incorporandole nel prezzo di acquisto. Quindi il rimborso è sempre pari al nominale. Naturalmente, se invece si tratta di un bonus che ha un premio del 5% sul nominale, se io compro a 102 riceverò 105, quindi genererò effettivamente una plusvalenza. Quindi, quindi spero anche in questo caso di aver centrato la questione della domanda e quindi di aver risposto correttamente. Bene, torniamo un attimo a noi e vediamo le altre soluzioni che abbiamo individuato. In questo caso, intanto, visto che sono le 4.25, li avevo segnati in giallo, faccio un passaggio veloce sul mercato, perché c'era una situazione che stavamo seguendo e della quale oggi in chiusura dovremo tenere conto per la nostra operatività, ed è relativa al titolo STM. STM, sapete che arriva da un rally che è partito la scorsa estate da circa 4 euro, ha più che raddoppiato, triplicato il proprio valore, arrivando, come si vede qui, in prossimità dei 16 euro in due occasioni. E in entrambe le occasioni, come vedete, è stato respinto esattamente dallo stesso punto. Così come ha trovato una resistenza statica, quindi che ha funzionato al rialzo, a 15,60 circa, abbiamo un supporto statico che in questo caso è ancora più determinante e più rilevante, in quanto è stato testato già una prima occasione a marzo, in una seconda occasione ad aprile e ora lo stiamo testando nuovamente, ed è nell'area dei 13,18, 13,20. Ora, cosa vuol dire quindi? Io qualche giorno lo avevo anticipato, eravamo ancora nell'area dei 14. C'era questa calamita rappresentata dal supporto ai 13,20, anche chi ha avuto modo di incontrarmi negli ultimi 2-3 giorni, nonostante l'influenza, avevo detto aspettiamo i 13,20 e poi decidiamo. Alla chiusura di oggi decideremo il da farsi, sarebbe meglio ancora attendere la conferma di domani, ma comunque già oggi un'idea ce la facciamo. Se tiene questo supporto anche questa volta, ci sono buone possibilità che ad un successivo ritorno verso l'alto
si possa addirittura poi andare a chiudere il gap che è stato lasciato in quel famoso giorno in cui il Nasdaq, circa una settimana e mezza fa, aveva deciso di spurgare un po' degli eccessi che aveva accumulato. E STM avrebbe spazio per una correzione tecnica, quindi non sarebbe nulla di drammatico, ma comunque questo potrebbe essere 13,20 un buon momento d'ingresso, da sfruttare con cosa? In questo caso abbiamo un bonus cap che andiamo subito a vedere sul nostro CedLab, in quanto facciamo riferimento anche all'analisi di scenario. Il certificato scadrà a marzo del 2018, la barriera è posta a 10,7925. Questa è l'analisi di scenario. Se per la scadenza di marzo 2018 STM si troverà sopra i 10,79, si riceverà un rimborso di 110,60, che dai 99 circa di acquisto di oggi corrisponde ad un rendimento superiore all'11%. Se si va a finire al di sotto della barriera, il premio implicito sulla componente lineare, il che vuol dire a fronte di un meno 30 di STM, vedete che il premio non è poi così elevato, si tratterebbe di perdere solo qualcosa in più. Naturalmente no, non è esente da rischi, sto parlando solo di premio implicito, la perdita sarebbe considerevole. Però a tutti gli effetti questo è uno di quei certificati che in questo momento potrebbe garantirci anche una buona reattività in caso di tenuta del supporto. Una seconda soluzione invece è rappresentata dal Cash Collect, che anche in questo caso andiamo a vedere sul sito di Banca IMI, quindi selezioniamo il codice ISIN, lo incolliamo qui, vediamo per un prezzo di 96,35 il livello da guardare è ancora più basso, è 9,9890. Il premio mensile è dello 0,58, quindi utilizziamo l'utilissima tabella che è qui presente, sono ancora a disposizione 2, 4, 6, 8, 8 cedole da incassare, quindi per 0,58 siamo circa al 4,60 più un acquisto in conto capitale inferiore alla pari che abbiamo visto il prezzo essere intorno ai 96, abbiamo anche qui un rendimento del 10%. Ecco, scusami per Paolo, scusami se intro, scusami, tra quegli otto non hai considerato ovviamente quello, l'ultimo incondizionato. Infatti, ti volevo proprio fare una precisazione su questo. Aspetta, ti stavo per chiedere esattamente questa cosa, perché mi dovresti confermare che essendo incondizionato è stato già staccato. Allora, esatto, allora in questo senso, quindi anche se oggi è il 22 giugno, questo paga il 23. Per ricevere il pagamento del premio, chi l'investitore o chi ci ascolta avrebbe dovuto acquistarlo 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento. Quindi è già Esatto. stato staccato in realtà. Quindi oggi Quindi già il certificato sono stato bravo. è bravissimo. Di più. Non l'avevo preparata e ho fatto. L'avevo contati giusti. Sei precisissimo come sempre. Guarda. Ok, ottimo. No, guarda, perché poi in realtà li stavo contando perché mi è andato subito l'occhio qui, ma avendo visto incondizionato, ho detto ormai è troppo tardi, siamo al 22, però ti ringrazio della conferma. Quindi su STM abbiamo visto esserci appunto queste due opportunità. A mio avviso vale la pena prenderle entrambe in considerazione. La seconda, il cash collect, naturalmente ci garantisce una maggiore tranquillità. Guardate dove si trova la barriera del certificato. È praticamente esattamente qui, dove in teoria, immaginando un break di questo canale che sta accompagnando STM da febbraio, anche ribaltandolo, perché la proiezione potrebbe essere il ribaltamento del target. Se si dovesse anche arrivare ad allungarla, si arriverebbe proprio nell'area dei 10 e qualcosa. E la barriera è a 9,98, quindi immagino che comunque anche in caso di correzione tecnica ci si potrebbe eventualmente avvicinare, ma non vedo i presupposti per romperla addirittura. Ma in ogni caso, e lo ribadiamo nuovamente, Ugo, perché è veramente importante, anche dovesse esserci un momento di affondo
a 9,50 non comprometterebbe nulla. Esatto, esattamente, correttissimo. Eventualmente fossimo, diciamo così, poco tecnicamente, un po' sfigati, che capita proprio sull'osservazione della cedola, perderemmo la cedola di quel mese. Ma comunque il capitale a scadenza sarebbe ugualmente protetto a patto appunto di Esattamente. tornarci sopra per la data di Esattamente. valutazione finale. Ok, quindi su STM abbiamo detto, vedo che ci sono un po' di domande, e quindi prima di vedere un'altra cosa, cosa succede al prezzo del certificato dopo che viene staccato il premio? Racconto Sì, io pronto, sempre. eccomi. No, 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 Sì, no, no, beh, prego. certo, quando viene staccato il premio, ovviamente il prezzo del certificato è più basso, perché Ok. ovviamente sconta il fatto di non avere più l'opzione, cioè il premio da pagare. Quindi praticamente quello che è utile anche proprio per ricordarlo in generale, quando c'è il pagamento di una cedola che possa essere piccola perché mensile piuttosto che grande, come si suol dire, cedoloni, in ogni caso il certificato sconterà sempre interamente l'importo di quella cedola. Poi, subito dopo, a seconda dell'andamento dei sottostanti, il prezzo del certificato tenderà a muoversi al rialzo o al ribasso. Allora, prima di andare a fare l'ultimo passaggio su Eni per un commento veloce anche sul petrolio, ti chiederei a questo punto di parlarci della nuova emissione dei cash collect. E quindi per far questo io ti passerei direttamente il controllo e vediamo. Dunque, ecco qua. Assegna ruolo relatore. Eccomi qua. Perfetto. Lo vedete? Vedete il mio Sì, schermo? vediamo tutto. Sì. Oh, molto bene. Allora, beh, innanzitutto, vabbè, per parlare, innanzitutto, grandissimo contesto e analisi dei vari ISIN. Allora, io adesso per chi appunto magari non è familiare, questa è la nostra homepage. Cioè di bancaimi.prodottiequotazioni.com ed è il website che raccoglie tutte le informazioni sulla nostra gamma prodotti, che include i cover warrant, le obbligazioni ed ovviamente i certificati. Allora, passiamo subito a quello di cui abbiamo accennato precedentemente, cioè alla nostra nuova serie appena emessa di cash collect. Questi cash collect, adesso ecco qua, sono come sempre una famiglia di 8, e in questa nuova emissione abbiamo deciso di allargare un po' i nostri confini, quindi siamo andati oltre l'Europa e siamo arrivati, atterrati negli Stati Uniti, quindi abbiamo scelto sottostanti come Netflix e Tesla. Allora, la cosa che, come abbiamo detto all'inizio di questo appuntamento, questi cash collect differenziano da quelli precedentemente emessi per la durata, quindi di 18 mesi. Come vediamo qui, hanno una scadenza al 13 dicembre del 2018 e una frequenza di pagamento del premio che non è più mensile, ma bensì trimestrale. Quindi ogni trimestre viene pagato il premio, o meglio, dipende, perché in 18 mesi. Prendiamo ad esempio un ISIN, prendiamo quello su Enel, a titolo di esempio. Io qui atterriamo ovviamente su quella che è la nostra pagina prodotto ed apro subito la scheda post-emissione, che è quella che poi abbiamo visto precedentemente con te, per Paolo. Allora, vediamo un attimo se si carica. Eccolo qua. Allora. Forse faccio un vediamo un po' se si riesce a vedere così. Allora, come funziona questo prodotto? Chiedo scusa, ma abbiamo un pochino di zoom. Ecco qua. Allora, vediamo esattamente qual è il funzionamento di questo prodotto. Allora, come dicevo precedentemente, il cash collect su Enel in questo caso pagherà per i primi due trimestri, quindi aprile,
a settembre 2017 e poi di nuovo a dicembre 2017, un premio per ogni trimestre pari ad 1 euro. Questo in maniera incondizionata, quindi indipendentemente da quella che è il valore di Enel nella di valutazione. Quindi quello non viene contato, viene sicuramente pagato questi primi 2 premi. Successivamente, quindi per i periodi di marzo 2018, giugno 2018, e settembre 2018 si valuta quello che è il valore dell'azione. Se il valore dovesse essere pari o superiore al diciamo, a livello digital, al 75% del valore di riferimento iniziale, che qui è pari a 3,6375, allora per quel mese il certificato paga l'importo. Se invece dovesse essere al di sotto, non accade nulla, nel senso che per quel mese non si percepisce, per quel trimestre non si percepisce il premio e si passa poi al trimestre successivo. A scadenza, cosa accade? Per Paolo, tu l'hai spiegato prima molto bene. A scadenza, se si valuta nuovamente quello che è il valore dell'azione sottostante, dell'azione di Enel. Quindi, se dovesse essere pari o superiore a quel livello, si percepisce l'ultimo premio più il rimborso del valore nominale, come dici tu giustamente, quindi di 100 euro, quindi non quanto si è investito, ma del valore nominale che è pari a 100. Qualora invece dovesse essere al di sotto, è come al di sotto di quel 75%, quindi ricordiamo di quel valore che è 3,6375, quindi questo livello barina. Qualora dovesse essere al di sotto di questo valore, è come se si avesse investito direttamente nell'azione di Enel e quindi il certificato rimborsa con una performance, con un valore commisurato alla performance negativa dell'azione. Allora, io spero di essere stato chiaro e spero che chi ci sta seguendo abbia capito il funzionamento di questi nuovi certificati. Ricordo sempre a tutti che chi invece avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, spiegazioni della nostra gamma prodotti, delle novità, può contattarci al nostro numero verde che è l'800 99 66 99. Noi rispondiamo da lunedì a venerdì durante gli orari lavorativi e siamo ovviamente felicissimi di rispondere a qualsiasi domanda che venga sottoposta. Quindi contattateci qualora ci sia bisogno, ecco. Ok, no, sei stato chiarissimo, anzi devo dire che io, visto che siamo appunto ormai non più al primo appuntamento, ma è già un buon numero di incontri che facciamo con i nostri partecipanti, con chi ormai si è iscritto già dal primo incontro, spero che la struttura del Cash Collect sia ormai entrata nella familiarità, però hai fatto benissimo proprio perché per fortuna c'è sempre qualcuno che si aggiunge giorno dopo giorno e quindi grazie Ugo di aver speso qualche minuto in più. Diciamo che ormai chi mi conosce io amo spaziare anche tra i codici ISIN, cercare di portare più idee e quindi hai fatto proprio bene invece a passare qualche minuto in più sulla struttura e a spiegare bene il funzionamento. Quindi ottimo passaggio e hai fatto vedere tutta la serie. Io a questo punto, se non hai altro, mi riprenderei Sì. il monitor e quindi dovrebbe vedersi, così vediamo appunto le due soluzioni che sono rimaste. In particolare mi soffermerei su Eni facendo un veloce passaggio anche in questo caso su un grafico che stavamo seguendo e stavo vedendo qualche minuto fa, che non svela nulla di straordinario in quanto questa cosa è chiaramente nota a tutti, ma è evidente che purtroppo Eni, per quanto possa essere brava a fare utili o comunque a tenere sul mercato, non può prescindere dall'andamento del prezzo del petrolio. Quindi se il petrolio non smette di cadere, è evidente che Eni non può arrestare la sua flessione. Tutto sommato lo sta facendo anche in maniera abbastanza controllata, come stiamo vedendo, senza grandi isterismi. Questo grazie anche ad una volatilità che, come dicevamo prima, sul mercato è molto contenuta. Quindi se lo stesso tipo di movimento il petrolio l'avesse fatto lo scorso anno, evidentemente le oscillazioni di Eni sarebbero state più ampie. Comunque vediamo come la linea gialla che è Eni segue perfettamente l'andamento del prezzo del petrolio
Poi per quanto riguarda il confronto tra il valore del barile, quindi del prezzo del petrolio, e il valore di Eni, devo dire chiarezza di questo grafico che bisognerebbe tener conto del rollover tra le varie scadenze. Ora non voglio entrare troppo nel tecnico, ma il petrolio chiaramente si misura su contratti future e ogni qualvolta scade si passa al contratto successivo e non quota mai allo stesso prezzo, anzi è quasi sempre più alto, il che vuol dire che c'è questa situazione cosiddetta di contango che fa sembrare che quindi il prezzo del petrolio sia più alto, in realtà poi non è così. Comunque, è terminata questa parentesi tecnica, Eni sicuramente è in una fase ribassista in questo momento, è partita dai 15 euro e attualmente quota 13,56. Il petrolio vediamo che sta testando, anzi ha trovato finalmente forse ieri nell'area dei 42 un minimo supporto, tant'è vero che oggi è a 42,87. Comunque questa è la situazione grafica di Eni, con un livello minimo toccato a novembre scorso a poco più di 12 euro nell'area dei 12,20 ed era stato già testato precedentemente nel mese di settembre. Quindi questo è il grafico che ci racconta Eni in relazione anche al petrolio. E per Eni abbiamo qui un bonus cap, anche questo è stato emesso recentemente, quindi andiamo a vederne le caratteristiche sul nostro chat lab e andiamo a vedere cosa ci permette di fare il certificato. Scadenza 30 novembre 2018. Qui io ho voluto, cioè faccio una premessa prima di vedere le caratteristiche: la durata, abbiamo già detto, è più ampia rispetto a quello che si poteva fare solo 2 o 3 mesi fa, quindi le emissioni non hanno più durata 12 mesi ma 18 mesi, quindi bisogna aspettare qualche mese in più per poter rimanere però sulla barriera discreta. Se c'è chi vuole invece accettare il rischio di barriera continua, ovviamente è onestà dire, Ugo, che esiste naturalmente anche il prodotto in barriera continua, ma ovviamente non emesso da voi in questo caso, ma lo dico per onestà, semplicemente perché sono sempre sul mercato. Insomma, vabbè, ma l'ho voluto specificare, però dato che chi vuole rimanere sulla barriera discreta deve necessariamente accettare delle durate più lunghe, quindi il motivo per cui abbiamo selezionato questo è proprio per rimanere su un profilo di rischio più contenuto. Prospettiva di rendimento superiore al 10% anche in questo caso per la scadenza di novembre 2018, con una barriera posizionata a 10,69,50, quindi una barriera che anche da un punto di vista grafico, come abbiamo visto poco fa, si posiziona ad un livello molto più basso anche rispetto ai minimi che sono stati fatti nell'ultimo anno. Anzi, se riguardiamo qui, il minimo dell'ultimo anno è nell'area dei 12, dovremmo andare veramente molto indietro nel tempo per andare a pescare un minimo inferiore agli 11 euro su Eni. Ecco, forse proprio qui avevamo negli inizi del 2016 un minimo intorno agli 11 e qualcosa, e non eravamo quindi neanche arrivati al livello barriera del certificato. Quindi sotto questo punto di vista ritengo il certificato ottimo per sfruttare. Ecco, dimmi. No, volevo dirti per Paolo che proprio qualche giorno fa, 2 settimane fa, abbiamo chiuso in positivo una serie di bonus cap che avevamo emesso a giugno del 2016 e proprio su Eni ha pagato l'8,3% a scadenza. Quindi avevamo chiuso in maniera positiva tutta la famiglia di 8 che avevamo emesso nel giugno del 2016. Sì, sì, è vero, infatti ne abbiamo fatto anche un commento positivo anche sull'ultimo Certificate Journal, proprio a riconoscimento di questo filotto positivo che è stato fatto. E comunque questa era la nostra idea su Eni, che abbiamo selezionato cercando di sfruttare l'attuale correzione, naturalmente, perché se Eni dovesse riuscire a risalire assieme al petrolio, evidentemente parte di questo 10% che oggi è ancora possibile riuscire a conquistare verrebbe meno. Naturalmente, ripetiamo, barriera a 10,69 molto bassa, ma soprattutto valida solamente alla scadenza. Ok, oggi abbiamo fatto anche un po' più
di quanto da pillole stanno diventando, insomma, degli appuntamenti ormai quasi pieni, ma evidentemente abbiamo molto da raccontare. E quindi ci fa piacere che anzi siate ancora tutti quanti in nostra compagnia. Io ci sono anche delle altre domande, come abitudine, naturalmente risponderemo anche a quelle un po' più tecniche e soprattutto che richiedono un po' più di analisi, risponderemo via mail. Un velocissimo passaggio su STM, l'abbiamo lasciata che stava testando il supporto, ci troviamo ora 20 centesimi più su, siamo a 13,41, non è chiaramente ancora detto nulla, però insomma potrebbe essere una buona notizia per chi vuole puntare sulla tenuta del supporto e quindi provare anche in questo caso a fare il proprio ingresso ricevendo subito una buona spinta al rialzo. Poi vedremo come sarà andata a finire. Ugo, io ti ringrazio per la tua partecipazione Grazie a te Pierpaolo, come sempre, grazie. e diamo appuntamento a tutti i nostri partecipanti al prossimo incontro. Naturalmente sapete che iscrivendovi ad un webinar avete diritto a partecipare a tutto il ciclo, quindi è sufficiente seguire il calendario, ma riceverete poi anche un reminder. Per quanto riguarda questo webinar, così come tutti i precedenti, l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto anche adesso, è possibile rivederli sul nostro canale YouTube, quindi ChatLab Academy, è un canale dove trovate poi tutti i webinar che abbiamo realizzato dall'inizio, io e Ugo, e quindi potrete anche andare a riguardare quante ne abbiamo dette in questi nostri appuntamenti. E benissimo, allora, buonasera Antonio, Agostino, tutti ci salutano, quindi Ugo ti trasferisco naturalmente anche i saluti di chi ci ha seguito ed è stato in nostra compagnia. Buona serata ancora a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera.